every one of you listening to my voice, tell the world, tell this to everybody wherever they are. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Cube Radio da Avamposto 31, la rubrica che tutte le settimane quotidianamente dai propri canali social vi informa e vi intrattiene sul mondo del fumetto, della cultura pop e di tutto quello che ci gira attorno. Una parte dei nostri interventi è sempre dedicata al mondo dei videogiochi e del gioco in generale. Lo facciamo con Manuel Enrico che è in collegamento con noi. Ciao Manuel. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao, ciao e bentornato. Come abbiamo già detto e ripeteremo in questa nostra serie di approfondimenti, il tema attorno al quale oggi ci stiamo muovendo è quello della maschera. E con tutto quello che si porta dietro questo feticcio che trasforma le persone in personaggi e i personaggi che intrappolano le persone che la indossano, insomma... una tematica complessa e interessante di cui anche il videogioco spesso si è occupato. Sì, la maschera è l'archetipo narrativo dell'altro per eccellenza, è un certo. Po' il modo in cui una persona riesce a essere qualcun altro senza dover rinunciare al sé. La maschera è un rifugio. Esatto. È un rifugio che molte volte può anche diventare una sorta di alter ego che ci permette di mettere in mostra le nostre forze piuttosto che le nostre debolezze. Che era un po' un ruolo che aveva, ad esempio, facendo un parallelo con un gioco che diventa quasi al borderline del retro game, uh-huh. Il primo Crash Bandicoot su PlayStation 1, quando avevamo il totem che accompagnava il nostro personaggino, che era questa sorta di lupo della Tasmania ipercinetico, che appunto si appoggiava a Daku Daku, che era questo totem che lo accompagnava nella sua avventura, e quindi aveva questa maschera che era un po' una sorta di protezione. Allora, senza voler fare troppo gli intellettuali, tra virgolette, no, nel senso, entrando poi anche nel merito, è divertente, perché il termine persona o personalità, se non vado errato, viene dal latino personam, che è proprio... La funzione che avevano le maschere nel teatro, prima greco, poi latino, cioè le maschere venivano utilizzate dagli attori per amplificare il suono della loro voce. Quindi la personalità e la persona, così come noi intendiamo oggi questo termine, in realtà ha una derivazione dal teatro ed è proprio quella dell'utilizzo di una sovrastruttura per proporsi di fronte agli altri e per accentuare i propri tratti o sceglierne altri, perché la verità è che poi, insomma, no, anche nel momento in cui ci mettiamo nei panni di un videogioco forse ci mettiamo una maschera. Probabilmente il personaggio di un videogioco è la maschera 2.0, già. Non 3.0, che sta dal teatro classico al serial TV fino ai videogiochi. Interpretare un personaggio in un videogioco è in un certo senso diventare attore stesso della storia. Quindi se noi vediamo il videogioco come un immenso palcoscenico in cui avvengono degli eventi e noi ne prendiamo parte direttamente, noi indossiamo una maschera. Quindi in questo senso diciamo che il videogioco è la nostra maschera. Un'accezione che probabilmente trova una concretezza incredibile dentro degli RPG, giochi di ruolo, in cui noi creiamo fin da quello che è la nostra persona. Quindi nel senso latino che dicevi tu, quindi creiamo la nostra maschera con cui affronteremo tutta quella che è un'avventura. Quindi nel videogioco possiamo avere sia la maschera come personaggio che incarna un ideale, quindi il totem Aku che abbiamo detto di Crash Bandicoot, oppure vederlo come il nostro alter ego, la nostra maschera proprio all'interno di un mondo di pixel. Tu che scrivi, ti occupi di videogiochi anche per testate importanti come Tom's Hardware, per esempio, quale ritieni sarà lo sviluppo di questo rapporto uomo-personaggio fittizio attraverso la tecnologia, visto che stanno arrivando sempre più novità da questo punto di vista? Comincia a essere un discorso molto interessante, perché noi fino adesso siamo stati abituati che il nostro alter ego veniva creato e lo comandavamo tramite mouse, tastiera o joypad che siano. In realtà con le nuove tecnologie noi possiamo diventare direttamente il personaggio del gioco. Quindi in un certo senso se io immagino una realtà virtuale in cui io mi muovo, prendiamo un esempio, mi muovo all'interno di un mondo virtuale ricreato su guerre stellari. Mm-hmm.
In questo momento io entro nella famosa taverna di Mos Eisley, c'è la cantina band che sta suonando, c'è chi beve il latte blu classico, c'è qualcuno che sta menando in un angolo, io in quel momento sono all'interno di una storia. Lo sceneggiatore del videogioco non ha più bisogno quasi di creare una storia particolarmente complessa, basta mettere un canovaccio dentro cui ci sono dei parametri fissi di azioni, con dei parametri di reazione a quello che io potrei fare, però in quel momento la maschera che io sto indossando la sento molto più viva, perché sono più immerso proprio nel mondo, quindi lo vivo quasi a un livello epidermico, non più solamente tramite una tastiera o un joypad. Sì, è un'area in cui mi verrebbe da dire le storie nascono per generazione spontanea, per coinvolgimento del pubblico, quindi è probabile che, no, io non so, immagino un futuro in cui saremo parte di un universo con delle altre personalità, come è già successo in maniera un po' primitiva, no? in alcune applicazioni, e che ci sia qualcuno che riprende tutto questo e lo fa diventare un contenuto narrativo in se stesso. Beh, l'interazione tra maschere in un certo senso c'è già. Se tu per esempio World of Warcraft piuttosto che altri MMORPG, come è stata a sua volta Star Wars Galaxy, se facciamo un esempio su Guerre Stellari, o il più recente Volta Republic, sempre di Guerre Stellari, in realtà è un gioco in cui personaggi che indossano maschere si incontrano su una realtà condivisa. Quindi c'è un mondo di base, ma poi sono le reazioni tra i personaggi che danno adito alle storie, come svilupparsi, in che direzione andare. Quindi in un certo senso è un teatro, se vogliamo. Esatto, e torniamo all'origine del termine, tutto sommato, no? Ma sì, perché alla fine il teatro nell'accezione greca era un'interpretazione mitigata da quello che poteva essere l'influenza divina, piuttosto che dagli interventi del coro che enfatizzava certe cose, ma era comunque un'interpretazione della vita. Della realtà, il videogioco, certo. Il videogioco alla fine cos'è? Pur romanzato, perché può essere un fantasy, può essere una storia alternativa. Di fantascienza, qualsiasi cosa. Può essere qualunque cosa. Però a quel punto, se tu riesci a viverlo con una relazione che poi è interpersonale, perché alla fine la realtà noi la percepiamo nella relazione con gli altri. Già. Quindi se io in un gioco riesco a relazionare con un'altra persona, a sviluppare un contesto sociale entro cui noi ci muoviamo con le nostre maschere, in cui possono però trovare spazio anche alcune caratteristiche nostre naturali, proprio autentiche, in quel momento il videogioco diventa un teatro del reale. Tra l'altro un teatro del reale enormemente amplificato dalle nuove tecnologie e dalla rete, che ci permette di essere in contatto con tante persone diverse, di luoghi diversi, amici e non, no? Ma allarga questo approccio in maniera smisurata. Sì, magari non arriveremo ai livelli di Oasis di Ready Player One, però, certo, però ci possiamo picchiare abbastanza vicino. Abbastanza da vicino. Bene, Manuel, è sempre interessante approfondire con te questi temi, perché oggi ci tenevamo a parlare di questo e a parlare delle prospettive anche che il mondo del videogioco, che essendo legato alle tecnologie vive continue evoluzioni molto rapide e anche improvvisi capovolgimenti di fronte, può dare a queste dinamiche. Noi non possiamo che ringraziarti di cuore come sempre del tuo contributo, e alla prossima settimana per altri approfondimenti sul mondo del videogioco. E a questo punto giocare diventa importante, sennò che persone siamo? Siamo delle maschere senza una torta. Esatto. Grazie ancora, buon lavoro, a presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies.